presidente del CONI provinciale di Terni. Questa per la nostra città è una serata molto importante, ospitiamo un evento, l'addio al calcio di Riccardo Zampagna, che è uno dei ternani sportivi che hanno dato lustro, insomma, alla nostra città. Sì, credo che dal punto di vista calcistico forse sia l'evento più, no forse, senza forse, l'evento sportivo più importante che la città può vivere a distanza di molti anni. E mi fa piacere, io erano 8 anni che non entravo allo stadio Liberati per vedere una partita della squadra, della locale squadra. Io che in parte ho fatto un po' la storia della Ternana in tempi passati, mi ha fatto estremamente piacere rivedere grandi campioni che hanno onorato la maglia della Ternana del passato, da Marinai a Nicolini, a Sciarretta, a Liguori, a Traini, tanto per ricordare quelli degli anni 60-70, fino a quelli dei giorni nostri. Infine Riccardo Zampagna, che è un ternano verace, che dove è andato ha sempre onorato la maglia in qualunque città, e credo che questa dimostrazione di affetto e questa presenza del pubblico in 10 anni la Ternana, giusto gli ultimi anni forse della Serie B, ha avuto. E questa è la dimostrazione che il calcio, se ben fatto a Terni, ha ancora parecchie risorse umane. Quale auspicio vogliamo esprimere anche per la nostra squadra, che è reduce da una stagione abbastanza sfortunata? Ma che si ritrovi questa compattezza tra la società, il pubblico, i dirigenti, i giocatori, ma credo che fino a che non ci sarà un cambiamento radicale sia molto difficile.